Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è un giorno particolare, il 26 luglio, poi vi dirò perché. Purtroppo è successo una notizia, è accaduto un fatto di cronaca particolarmente rilevante, molto incisivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma noi procediamo sperando in una benedizione che venga dal cielo per quanto riguarda il clima, ma anche per quanto riguarda altre cose. E vediamo che oggi, per l'almanacco del giorno, si festeggiano due santi importanti, che forse vengono un po' trascurati per quanto riguarda la devozione dei fedeli. Si tratta di Sant'Anna e Gioacchino, un tempo molto molto venerati, oggi un pochino meno. Chi sono? Sono i genitori di Maria. Non ebbero figli per oltre 20 anni, tanto che Gioacchino era considerato un po' con sospetto, perché non procreare allora era un segno della non benevolenza di Dio. Ma in realtà ovviamente non era così, perché poi ci fu veramente una grande benedizione e il segno venne sotto forma di un bacio che i due si scambiarono sotto la Porta Aurea di Gerusalemme. Ed allora si compì il mistero della salvezza, ci fu l'incarnazione di Maria e poi Maria generò il Messia. Fu veramente una coppia, furono una coppia che ancora oggi desta una particolare devozione, almeno per quanto riguarda la Chiesa, dovrebbe averne un pochino di più per quanto riguarda i fedeli. Vediamo le previsioni del tempo. Usiamo il condizionale. Oggi il tempo dovrebbe cambiare. Le previsioni dicono che si manterrà instabile, con brevi locali rovesci al mattino sulle medie alte Marche. E al pomeriggio dovrebbe piovere almeno a ridosso dell'Appennino. C'è un calo termico. Dai 38-37 gradi dei giorni scorsi dovremo arrivare ad una massima di 26, così almeno dicono le previsioni, mentre le minime si dovrebbero attestare sui 21 gradi. E per quanto riguarda le condizioni del mare, invece, più che per le previsioni, andiamo a toccarle con mano grazie al nostro amico Gianluca Guidi della spiaggia I Sassi sotto Marotta. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, com'è il mare stamattina? Mosso, poco mosso, calmo? Beh, diciamo è poco, un'onda da nord, l'onda lunga, in realtà questa porta materiale e quindi va a compensare l'onda di ieri che era di levante, quindi erode, quindi ha creato un po' di dente davanti, ma oggi questo mare riporterà del materiale, nel caso mio dei sassi, e quindi risistemeremo tutta la battita. Come si diceva, sì, l'aria è un po' più fresca. Dimmi. Facci capire bene, quando arriva il mare da levante vuol dire che insomma le correnti rodono la spiaggia, è così? Sì, 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 specialmente nella zona, diciamo, ecco, le più scoperte che non hanno le barriere, le scogliere, un po' l'effetto è quello di portare via spiaggia, portare via materiali, quindi creare, non so se riuscite a vedere, uno zoccolo, uno scalino davanti nel mio caso, che determina, ecco, ho capito, questo dislivello tra il piano dell'acqua e la battita. Invece le mareggiate da nord portano materiale, accumulano materiale e quindi ripristinano il litorale, la battita. E sono previste queste mareggiate da nord in giornata e quindi ci ritornerà del materiale. La mia domanda era un po' pleonastica, perché i fanesi, coloro, i portolotti, i marinai, coloro che frequentano le spiagge sanno benissimo gli effetti del mare di levante. Però insomma era bene precisarlo, perché poi il gioco delle correnti è quello che deve essere tenuto sotto controllo, in modo particolare anche dove vengono sistemate le scogliere,
perché poi dove finiscono il mare erode di più, come è accaduto in Sassonia a Fano, dove una concessione è rimasta sotto scacco per molto tempo. Tu hai le scogliere davanti alla tua concessione? Diciamo che mi ha fatto un po' l'effetto che stavi descrivendo te. Hanno fatto le scogliere dalla parte sud della mia concessione e quindi io che sono a nord, negli ultimi anni risento di questo effetto, cioè il mare accumula forza perché trova l'ostacolo dove non lo trova e quindi davanti a me più violenza facendo danni, portando via del materiale. Ecco, sì. Quindi quando si iniziano a fare le scogliere è bene pensarle, progettarle un po' in maniera continua, perché sennò si salva da una parte e si crea danno da un'altra. Parole sante, veramente. Questo per quanto riguarda la mia esperienza. Questo si è verificato in tanti altri posti, ormai i tecnici dovrebbero sapere, dovrebbero conoscere questo fenomeno. E ovviamente occorrono anche dei finanziamenti. So che a Ponte Sasso stanno intervenendo, a Metauriglia lo stesso, vediamo un po' anche se a Marotta sarà la stessa cosa. Voi ricadete sotto il comune di Mondolfo, vero? Esatto, sì. Anzi, possiamo vantare di avere questo duplice vessillo, quello della bandiera blu e della bandiera arancione, questo è dei borghi più belli d'Italia. Gianluca, in quanto Mondolfo. Sì. Senti, in conclusione ti faccio una domanda provocatoria. State meglio sotto Mondolfo o stavate meglio quando eravate sotto Fano? Guarda, io sono nella parte sud di Marotta, quindi è sempre stata sotto Mondolfo. Ci sono i pro e i contro e io sento voci sia di pro che di contro. Per me è giusto che sia così, nel senso che comunque nel bene e nel male essere un'unità unica è sempre bello, che nelle due cellule separate. Quindi io sono contento che ci sia arrivata questa unificazione. Benissimo, Gianluca è un perfetto equilibrista, quindi si mantiene un po' sulle sue. Ti ringraziamo comunque perché dimostri di avere un senno veramente appropriato. Grazie Gianluca per il tuo collegamento, ci sentiamo domani ovviamente puntuali, sempre alle 7. Grazie. Perfetto, arrivederci, salve. Ok, a noi proseguiamo allora con la nostra rassegna stampa. Purtroppo vi ho annunciato all'inizio della trasmissione che è accaduta una notizia di cronaca veramente importante. Purtroppo c'è stato un nuovo femminicidio, questa volta a Fossombrone. Spara a bruciapelo e uccide la cognata. Omicidio in un villino nella campagna di Fossombrone. Andrea Marchionni ha ucciso Marina Luzzi e va a costituirsi. Questo in sintesi, in due parole, quello che è accaduto. Ma il dramma ovviamente è molto più parcellizzato, ha degli aspetti ancora sconosciuti che gli inquirenti devono sondare, devono capire soprattutto qual è la causa di questo nuovo femminicidio. Si è presentato alla caserma di Fossombrone ieri intorno a mezzogiorno in una mattinata immersa veramente in un'afa di pece. Era quel caldo ossessivo, quel caldo opprimente, forse anche la temperatura può aver influito in questo atto inconsulto che è stato compiuto, perché poi anche il contesto, l'atmosfera, il tempo può influire nel modo di ragionare ed esprimersi delle persone. Ebbene, lui di fronte ai carabinieri ha detto: ho ucciso una donna, era mia cognata. Poche parole ma lapidarie, poi è rimasto in silenzio. Andrea Marchionni, un uomo di 47 anni, falegname, aveva anche delle velleità artistiche, dipingeva, soprattutto faceva copie di quadri famosi. Ecco qua, per esempio, vedete una ragazza con un orecchino di perla che lui aveva così copiato da quel grande pittore olandese che è appunto l'autore della ragazza con l'orecchino di perla, ma ha tanti bellissimi quadri dove la luce che penetra dalle finestre con le persone che guardano sono veramente dei tesori dell'arte settecentesca. Ma a parte questa questione artistica,
parliamo del delitto. Un delitto scioccante, quello che si è verificato a Fossombrone. I carabinieri della compagnia di Pesaro e la procura di Urbino escludono motivi passionali, dissidi o ragioni economiche. Comunque, veramente ancora non si sa. Dovranno ascoltare i familiari, i parenti e tutta la rete di contatti per capire, ammesso che si possa capire quello che è accaduto, le cause del delitto. Si cercherà comunque di passare al setaccio tutta la vita dei protagonisti di questo fatto. Solo Marchionni, che in serata doveva essere trasferito nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro, potrà poi chiarire, quando verrà interrogato, le motivazioni di questo atto. Tutti sono rimasti comunque veramente sorpresi. Lui, finora incensurato e sconosciuto alle forze dell'ordine, è chiamato a rispondere ora di omicidio volontario, quindi un'accusa molto molto grave. Un risvolto a questo fatto lo vediamo nella seconda pagina del Corriere Adriatico. Killer schivo e taciturno, il movente ora è un rebus. Carabinieri e PM escludono motivi passionali ed economici, lo abbiamo detto. E vediamo come il resto del Carlino riporta la notizia. Omicidio a Fossombrone, spara la compagna del fratello, poi confessa: l'ho uccisa io. È sceso di sotto e ha freddato con un colpo di pistola la donna di 40 anni, madre di una bimba. Accidenti. Dopo è andato in caserma consegnando l'arma ai carabinieri. Giallo sul movente, ovvero non si sa che cosa è accaduto. E qui in queste fotografie vediamo la scena del delitto, la villetta dove si è verificato il fatto. Lui è sceso e appunto ha ucciso la donna a pian terreno. Vediamo ancora qui altri titoli. Andrea chiuso e taciturno, ma era impensabile che arrivasse a tanto. E poi un ritratto della vittima. Marina, una donna solare, viveva per il compagno e per la piccola Nicole, appunto la bambina. Ed ora giriamo pagina, restiamo sul Corriere Adriatico, vediamo le altre notizie, la pagina di Fano, restiamo sempre sulla cronaca. Pestaggio al Lido, denunciati in 5, scatterà anche il Daspo urbano. Erano residenti dell'entroterra, erano venuti a Fano, al Lido, sul lungomare per trascorrere una notte brava e veramente l'hanno trascorsa. L'hanno trascorsa provocando un ragazzo con motivazioni pretestuose al fine di veramente bombardarlo di botte, perché l'hanno veramente ridotto male. Il pretesto: avrebbe schiacciato la cicca della sigaretta che uno di loro aveva gettato per terra. Una grande motivazione per giungere a un pestaggio violento. Pestaggio al Lido di un giovane fanese denunciato dai carabinieri, 5 suoi coetanei di età compresa tra i 18 e i 23 anni. L'episodio risale alla notte tra il 18 e il 19 giugno scorsi, intorno all'una. Un giovane fanese di 18 anni è stato bloccato all'improvviso da un altro ragazzo e poi accerchiato dagli altri 4. Si tratterebbe di 3 componenti di origine africana, 2 di origini albanesi e 1 del gruppo senza fissa dimora. Vivono tutti in comuni dell'entroterra e ora nei loro confronti c'è stato anche il provvedimento del Daspo urbano. Non potranno più avvicinarsi alla spiaggia del Lido e dell'Arzilla durante l'estate, che sono i quartieri più frequentati della Movida fanese. Ebbene, qui c'è anche tutta la ricostruzione del fatto e questo ci può riagganciare al grido d'allarme che aveva lanciato il preside del liceo Apolloni, Nolfi Apolloni, Samuele Giombi, avendo notato gruppi di ragazzi con atteggiamenti sospetti sia al Lido che in piazza Amiani, nel centro storico di Fano. Però, insomma, queste cose accadono nel lungomare, dove appunto d'estate si trasferisce molto di più la movida dei giovani che passano poi lunghe ore di notte in quella zona.
A fondo pagina vediamo un'iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Fano che oggi apre una nuova filiale in quel di Calcinelli, anzi diciamo meglio, trasferisce dalla vecchia alla nuova filiale appunto il suo sportello. L'inaugurazione è prevista alle ore 18 in via Manzoni, dove appunto la filiale è stata trasferita da piazza Piofranco dei Cavalieri. Un bel edificio ristrutturato con tutti i servizi, nuove appunto opportunità per tutta l'economia di Calcinelli, ma anche di tutta la zona, industriale. E poi alle 18:30 nella casa della comunità ci sarà la presentazione del libro Calcinelli, la storia e le storie, curato da Alfio Magnesi. È scritto da moltissimi abitanti di Calcinelli, i quali ciascuno ha riportato le sue impressioni, ma anche la storia della sua famiglia. Ecco perché tante storie fanno finire la storia di questo piccolo centro significativo della Valle del Metauro. Tiriamo ancora la pagina e restiamo a Fano. Abbiamo una presa di posizione del presidente del Centro Studi Vitruviani, Zacchilli, Dino Zacchilli, il quale dissente dal progetto che è stato presentato per l'ampliamento del Museo Civico alla Corte Malatestiana. Museo, prima il contenuto, poi l'intervento strutturale. Ebbene, Dino Zacchilli esprime il suo dissenso verso un piano di riqualificazione che prevede appunto l'estensione del museo a Palazzo De Cuppis. Con questa superaffettazione, la vedete qua come impatta pesantemente sull'aspetto della corte. Abbiamo questo nuovo edificio con un giardino pensile con alberature sul tetto che dovrebbe collegare appunto la loggia del museo della Pinacoteca Civica a Palazzo De Cuppis, che rimane appunto alle spalle di questo nuovo edificio. Comunque ovviamente è una proposta che potrà attuarsi. Ci sono poi anche altre persone che hanno commentato positivamente questo progetto, ma ci sono altre che hanno mostrato il loro dissenso. E oggi inizia una 4 giorni importante dal punto di vista ecologico, dal punto di vista dell'ambiente, che è stato presentato ieri nella Sala della Concordia dalla Università del Mare. Un insieme di associazioni nate nel 2021 che si interessa in modo particolare della tutela dell'ambiente marino. Si inizia oggi con la collaborazione con il Festival Jazz di Fano, che è in atto alla Rocca Malatestiana. Si inizia oggi, dicevo, alle 17:45 nella Pinacoteca di San Domenico, dove i ricercatori del Fano Marine Center parleranno insieme appunto agli esperti ecologia, agli esperti di tipo ambientale, parleranno di crisi climatica e di migrazioni marine. E poi ci sono anche altre iniziative giovedì, venerdì fino a sabato. Passiamo ancora nell'altra pagina, dove vediamo un articolo che riguarda in modo particolare San Lazzaro, i lavori di arredo di questo quartiere. Ebbene, si realizza un marciapiede, poi piazzale e parco, così San Lazzaro si rifà il look. Vanno avanti i lavori nel quartiere con i progetti per la mobilità sostenibile, un principio questo che sta abbracciando un po' tutta la città. Sarà inaugurato a giorni il marciapiede in viale Mariotti, realizzato lungo il lato mare della strada e fino all'incrocio con viale 12 settembre, dove scorre la nazionale. Vanno intanto avanti i lavori per la riqualificazione di piazzale Bonci. Sono due gli interventi che riguardano il quartiere di San Lazzaro, finanziati da un progetto per sviluppare la mobilità sostenibile casa-scuola, un progetto che magari con lentezza però va avanti, estendendosi un po' in diversi quartieri. Vediamo la pagina della Val Cesano con le terre roveresche. Sabato e domenica le 24 ore di calcetto piagge per ricordare Pamela Sbrega, una ragazza che ha perso la vita in un incidente stradale.
Saranno 10 le squadre partecipanti per un totale di 120 giocatori. E dunque un torneo lungo un giorno, poi musica e gastronomia. Mentre invece a Pergola si parla di vino, anzi si beve vino e si beve anche il famoso visciolato, uno dei prodotti più caratteristici appunto di Pergola, molto dolce, molto buono, oserei dire. Tutto questo è in vetrina nel weekend. Si tratta della 51esima edizione del Vino in Festival. In vetrina il Pergola DOC e poi altri vini del territorio e il visciolato, la specialità pergolese. Vediamo anche la pagina di Senigallia, dove si parla di furti di biciclette. Questo è un tema che sta un po' così correndo un po' su tutta la costa, perché sembra che in questi giorni ci sia proprio una recrudescenza di furti di biciclette. E vi ricordo che il 28 luglio a Fano ci sarà un bando, una gara d'asta, anzi per la cessione di una ventina di biciclette. E pensate che per tutto il lotto si partirà da una base d'asta di 50 euro, poi ovviamente ci saranno anche i rilanci, però insomma la cifra è molto contenuta e avere 20 biciclette, insomma, alcune sono anche in buone condizioni, è una cosa importante. Ladri di biciclette, restiamo a Senigallia, poker di denunce, cittadini aiutano a stanare la banda. Ieri un tavolo sulla sicurezza. Movida molesta, gli stabilimenti ricorrono alla security. Ebbene, anche a Senigallia c'è il problema della movida, di quei ragazzi che per divertirsi fanno atti veramente deprecabili. E poi sempre a Senigallia, piazza Simoncelli diventerà pedonale, ma solo dopo il nuovo maxi parcheggio. La proposta andrà venerdì in consiglio comunale e poi ci sarà anche un sottopasso ciclo pedonale dai giardini Morandi alla Rocca, quindi un collegamento diretto. Andiamo ora al resto del Carlino, dove vediamo la pagina di Fano e ritroviamo l'episodio violento che si è verificato al Lido, perché ha pestato la sigaretta, la cicca di sigaretta che lui aveva gettato per terra. In otto lo picchiano a sangue. 18enne fanese aggredito dal branco, 5 già identificati e denunciati, è accaduto al Lido. E abbiamo poi anche il parere della psicologa intorno a questo ultimo fatto. Mancano le strutture familiari, così cerchiamo di prevenire. Ebbene, negli ultimi 3 anni sono 3 i casi eclatanti di aggressione del branco registrati dalla cronaca cittadina. Quello alla Rocca, lo ricordate, per lo smalto alle unghie, e poi ancora quello del parcheggio del Miu e ora anche quest'ultimo al Lido di Fano. Emissari di Amazon visitano l'aeroporto. Chiesti chiarimenti al presidente della società Fanum Fortune, Massimo Ruggeri, che poi ha mandato tutti dal sindaco. Non si sa che cosa vogliono fare questi emissari di Amazon dall'aeroporto di Fano, comunque è sempre una struttura che attira l'interesse appunto delle grandi imprese. Veniamo a Urbino. A Urbino è l'UNESCO che punta persino al bis. Infatti la città ducale concorrerà per il titolo dell'incisione della grafica. Domani è un convegno con il comune e poi c'è anche l'Accademia Raffaello e il Rotary presenti a questa iniziativa. A Cattoceto invece si rivendica la farmacia. Il paese è senza la farmacia da un anno. E questo veramente significa molto per la vivibilità dei residenti. Scatta la protesta del gruppo di minoranza. Inaccettabile che la gente del nostro paese continui ad esserne priva. Vediamo ancora un'altra notizia, siamo ormai in conclusione, e vediamo che alla Camera dei Deputati si è votato un atto che è molto importante anche per il nostro territorio. Ristori, si parla di soldi, quindi di contributi che verranno dati a chi ha subito danni per le alluvioni. Ristori post alluvioni a più comuni, passa l'ordine del giorno della Lega. Primo firmatario il deputato Mirko Carloni.
una risposta, ha detto, concreta alle segnalazioni ricevute per i danni ingenti. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi augura una buona giornata, noi poi ci risentiamo domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto, a risentirci.